Ciao, sono Marco, ho 47 anni e adesso vivo in Inghilterra, nel West Yorkshire, in un paesino che si chiama Hebden Bridge. E qua, insieme alla mia famiglia, abbiamo aperto un bar 7 anni fa, un bar pizzeria, e ci siamo inseriti nella comunità, direi con discreto successo, perché alla gente piace mangiare le nostre pizze. Ultimamente ho fatto un corso in Italia da pizzaiolo ed è stato molto facile tramite Booking prenotare alberghi oppure pagare il corso attraverso PayPal e avere ricevuto online. Nel mio caso è stata appunto questa cosa dei videogiochi. All'inizio tu giocavi per i fatti tuoi e poi uscivi a parlare con i tuoi amici. Adesso tu, in tempo reale, sei in grado di parlare con 10 persone allo stesso momento e anche condividere file multimediali su YouTube o Twitch o come cazzo si chiamano, non mi ricordo, Twitch. L'importante è appunto che si è connessi parecchio, si passa magari 2 ore a parlare di queste cose. La mia vita è diventata tutta parecchio, incentrata sulla tecnologia. E poi ho cominciato conto in banca, adesso ci lavoro, ci vivo, gestisco l'amministrazione del bar e perciò non vado tantissimo. Le operazioni bancarie le faccio io direttamente. Prima andavi allo sportello e l'impiegato faceva l'operazione, adesso la faccio io, 3 secondi ci vogliono. Vado in banca solo per depositare, contatti con il commercialista via email, buste paga, pagare le buste paga, tutto via email, mandare le buste paga ai ragazzi, snapshot su WhatsApp, è legale, si può fare, si fa, la qualità è ottima tra l'altro. La tecnologia ci ha aiutato ad aprire il bar, la tecnologia ci aiuta tutti i giorni a organizzarci, ad avere contatti, ad avere pubblicità, ma nel momento in cui siamo dentro al bar, facciamo un salto e cerchiamo di essere presenti nel mondo reale piuttosto che quello digitale. E quindi cerchiamo di fare le cose non con l'aiuto della tecnologia, ma con le nostre capacità manuali, le nostre capacità umane. Voglio ringraziare Varese News, il bellissimo progetto Digital Life che ci dà la possibilità di farci sentire da così lontano. Abbiamo deciso di fare questo video, questa chiacchierata con la nostra grande famiglia, mia moglie, i ragazzi, i miei colleghi, proprio perché ci piace pensare di poter dare il nostro contributo parlando di come la tecnologia ci aiuta ogni giorno, come ci ha cambiato la vita.